Era il febbraio del 1991 e Pino alloggiava in un residence nel centro di Milano. Il manager di Pino a quel tempo era un amico comune, Mimmo D'Alessandro, e Mimmo aveva accennato a Pino che io ero amico di Chick Corea e che ero il suo stilista da tempo. Pino voleva che Chick suonasse nel suo prossimo album e quindi mi invitò al suo albergo per parlarne. Ne fu più che felice. Pino era il mio idolo ed aveva tutta la mia ammirazione e il mio rispetto per quello che era stato in grado di creare musicalmente. Un insieme incredibile di jazz, blues e sonorità mediterranee, intrise di un idioma tutto suo, fatto di inglese e napoletano, che suonavano come melodia e non più parole. Il primo incontro fu amore a prima vista. ClaudioLugli.it. Grazie, Luigi, grazie. Io resterei tutto il tempo con voi perché si sta veramente bene sul palco, era un po' che ci mancava. E quindi vorrei dividere questa cosa anche con degli amici che sono venuti da lontano. Ve li presento. Al basso c'è Jimmy Hurl. Alla batteria c'è David Wackel. Ho l'onore e il piacere di presentarvi uno dei personaggi secondo me più importanti della musica in generale, soprattutto della musica latina. Signore e signori, Mr. Chick Corea. Facciamo un pezzo di Chick. Nel 1993 Corea fu omaggiato anche da Pino Daniele, che lo volle al suo fianco per una nuova versione di Sisley, brano inciso negli anni 80 da Corea che il cantautore partenopeo volle inserire nel suo album Che Dio ti benedica e che poi vinse una targa Tenco. Pino Daniele e Corea avevano già diviso il palco anche in occasione del concertone del 1 maggio nel 1992. Ho radici spagnole e italiane. Le famiglie di mia madre e di mio padre vengono dal mezzogiorno. Il mio nonno paterno, Antonio, era di Albi, in provincia di Catanzaro. Sono andato a vedere da dove era partito.
e ho capito meglio da dove veniva certa musica che suona in me e che vorrei proporre quella sera. Il suo cuore napoletano, l'incontro con Pino Daniele. Siamo amici, è un grande musicista, mi piacerebbe rivederlo e spero di trovare il tempo per preparare al Bellini quella Sicily che avevamo composto insieme.